Purtroppo la rosa attuale che il Venezia ha solo 3-4 giocatori, perché molti di questi giocatori che lo scorso anno sono arrivati secondi nel loro girone, molti avevano il 108, sapete che il 108 è quello del tesseramento che poi al 30 giugno il giocatore è libero di accasarsi dove vuole. Addirittura quelli che hanno un'età superiore a 25 anni, di anno in anno, sono liberi di accasarsi dove vuole. Questo passaggio poi di proprietà, certamente, questa incertezza, però è un'incertezza dovuta all'ambizione che si ha per il programma che si va ad intraprendere, ha fatto sì che partiamo, tra virgolette, un attimino in ritardo rispetto ad altri club. E per formare una rosa competitiva, poi specialmente nella seconda divisione, chiaramente anche lì arriveremo un attimo in ritardo, perché gli obiettivi della società mi sembra che il Presidente lo abbia espresso a chiare note, è quello di ambire a traguardi importanti ponendosi degli obiettivi immediati, per dire cercare di scalare le categorie nel più breve tempo possibile. Quindi serve da parte di tutti un po' di pazienza per conoscere dove andremo a trovare i nostri giocatori. Abbiamo già fatto insieme ad altre persone che mi daranno il loro aiuto una cernita, sicuramente ho già in mente molti calciatori, ho parlato anche con molti agenti di calciatori, ho parlato con alcune società, però capite bene che andare a prendere, purtroppo arriveremo in ritardo perché i giocatori, specialmente delle squadre importanti, i giovani, chiaramente se le accaparrano in Serie B, in Lega Pro, anche perché in questo momento io a qualsiasi società mi vado a rivolgere, a qualsiasi agente mi vado a rivolgere, non ho materialmente niente da potervi dimare insieme a loro. Dobbiamo avere pazienza ed aspettare. Certamente non arriveremo impreparati al momento in cui sapremo la nostra futura serie. Quindi per tranquillizzarvi, nel senso che è già stato predisposto tutto a livello di organizzazione, domani abbiamo un incontro con lo sponsor tecnico, abbiamo già visionato il ritiro, staremo 2 settimane su a piancavallo, poi ci sarà una breve sosta per poi riprendere un'altra settimana, molto probabilmente a Vittorio Veneto, e poi dovremo trovare una situazione che ci consenta di allenarci finché il taliercio non sarà disponibile. Quella delle strutture io credo che sia un punto focale di questo programma, perché uno può essere un orografo bravissimo, ma se la materia prima non c'è dove poter sviluppare la propria maestria, diventa molto molto difficoltoso. Per quest'anno stiamo a guardare, perché dovremo organizzare anche questa Academy che il Presidente vuole, fermamente vuole, però anche lì problema di strutture, e certamente per quest'anno dovremo cercare di conoscere in modo più approfondito coloro che possono essere utili al nostro programma, visto e considerato che abbiamo anche delle città vicine, società importanti come il Padova, come il Vicenza, che vengono a setacciare anche questo territorio. Quindi bisogna riproporci, mostrare nuovamente la nostra faccia, specialmente con le società minori, instaurare un nuovo rapporto di reciproca collaborazione per vedere di non farci sfuggire i giocatori, magari i più giovani, che possono fare al caso del Venezia. Questo in sintesi è un pochino tutto il lavoro che è già stato fatto, ma quello che ci aspetta è ancora di più, perché, ripeto, è fondamentale la categoria che andremo ad affrontare. Due domande. La prima, Lupi va bene sia in Serie D che in Lega Pro? Questo io stamattina ho già parlato con lui, nei prossimi giorni parlerò con altri tecnici, vedrò appunto l'esigenza della società, secondo il mio pensiero, chi sarà l'allenatore per un programma sia
di Lega, in serie dilettanti che Lega Pro, per vedere di portare un allenatore che non sia un allenatore di un anno di passaggio, ma un allenatore, non intendo portare un allenatore che venga qua, come non intendo portare giocatori che vengono qua a passare un anno. Io cerco, per me questo è un progetto, e per avere un progetto continuativo bisogna che io abbia la certezza e senta che le persone che vengono a collaborare con me, a lavorare con me, devono avere tanti stimoli, devono sposare la causa. Io credo che Luppi nell'ultimo mese e mezzo, perché poi io non ho potuto vedere con mano, quindi abbia fatto il proprio lavoro, però io ripeto, stamattina mi sono già confrontato con lui, è stato il primo tecnico che mi sembrava doveroso confrontarmi con lui per primo, per conoscere i suoi intendimenti, come pensa il calcio, perché io non mi voglio cercare di trovare certamente tra 2 mesi a confrontarmi con persone che non vedono il calcio la stessa maniera. Il calcio è ipoteticamente è un gioco abbastanza semplice, ma purtroppo a me piace, io dico che Messi è il più forte giocatore del mondo di tutti i tempi, molto probabilmente qualcuno pensa ancora che sia Maradona o sia Pelé. Ognuno di noi ha le visioni del calcio in una certa maniera, e quindi io rispetto tutti, cerco di rispettare e stimare tutti, e voglio altrettanto rispetto e stima nei miei confronti. Poi, siccome, come ha detto giustamente il Presidente, sono i risultati quelli che contano nel calcio, ma direi nella vita, poi io sono il responsabile di questa situazione e me ne assumo totalmente la responsabilità, ma non dello staff tecnico, ma da partire da collaboratore dello spogliatoio, il dottore, tutti possono anche sbagliare. Faccio un piccolo esempio, molto probabilmente la responsabilità per quello che è successo a Bologna di Viviano per me non è di Pedrelli, ma è del Bologna, quindi qualcuno se la deve prendere in toto, perché è troppo facile scaricare su un'altra persona certe responsabilità. La seconda domanda riguarda proprio i risultati. Lei ha detto rimaniamo in attesa di conoscere la categoria. A questo punto valeva la pena rimanere in attesa di conoscere se c'è il ripescaggio in Lega Pro, oppure creare subito una squadra che potesse vincere la Serie D senza problemi, piuttosto che trovarsi magari a crearla all'ultimo istante? Allora, noi non la creeremo all'ultimo istante, perché da oggi cerchiamo di fare una base, perché le spiego una cosa. Il problema è che se noi andiamo a contattare i giocatori, in questo momento il Venezia Calcio gioca in Serie D, se noi facciamo una rosa di 20, 22, 24 giocatori e li tesseriamo, poi il giorno in cui dovessimo essere ripescati in Lega Pro, lei sa che il regolamento dice che il giocatore, ne prendo uno, Zubin, di cui ho parlato anche stamani mattina, gli dico benissimo, te l'anno prossimo fare parte del Venezia e tutto, poi io ho facoltà di dire a Zubin, una volta che sono ripescato, arrivederci e grazie. Non mi sembra molto corretto, quindi dirò la verità a coloro che eventualmente cominceranno a far parte di questo gruppo, ed è altrettanto chiaro che cercherò in tutti i modi di cominciare a formare questo organigramma. Il problema qual è? È che giochiamo per vincere, e quindi non vorrei precludermi la possibilità di portare a Venezia, perché Venezia ha un certo appeal come società, di portare a Venezia giocatori importanti che ci possono fare la differenza in categoria. Quindi la difficoltà credo che sia sotto gli occhi di tutti, quindi io, se qualcuno non sono stato abbastanza chiaro o la conosco nella mia esposizione, fate pure delle domande, però la cosa è abbastanza complessa.